Per il nuovo comune di Figline in Cisaval d'Arno, Roberto Renzi, candidato per Forza Italia, come mai questa candidatura? Allora, sia Forza Italia sia l'UDC mi hanno chiesto con forza di candidarmi a sindaco. Io ho accettato molto volentieri perché dopo 9 anni di consiglio comunale ritengo di essere pronto per questa nuova avventura. È un'avventura importante, soprattutto perché in questo momento le primarie hanno spezzato quello che è il partito di maggioranza relativa a Figline e noi moderati siamo pronti ad raggiungere per la prima volta il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è chiaro, dobbiamo raggiungere il ballottaggio, poi sarà un'altra partita. Noi crediamo di poterlo fare realizzando alcune opere. Al primo posto del nostro, punto del nostro programma abbiamo il lavoro. Vogliamo assolutamente che questa zona riparta. Lo faremo con l'incubatore di imprese, lo faremo agevolando le imprese da un punto di vista fiscale, lo faremo essenzialmente ripopolando i centri storici, rilanciando quel commercio che è stato troppo tralasciato in questi anni. Ecco, i punti fondamentali del suo programma. Allora, il primo è il lavoro. Come abbiamo detto, dobbiamo assolutamente abbassare le tasse. Il fatto che abbiamo fuso due comuni ci agevola perché ci fa risparmiare 1 milione l'anno, quel milione lo dobbiamo restituire subito ai cittadini, non deve essere inglobato nelle spese comunali, il primo punto. Arriveranno dei finanziamenti, 1,5 milioni l'anno per 10 anni, faremo delle grandi opere, ripavimenteremo la piazza, struttureremo l'incubatore di imprese e quindi con queste grandi opere realizzeremo sia per Incisa sia per Figline. A dire il vero, a Incisa il centro storico è tutto da rifare, lo faremo nel vecchio campo sportivo dove faremo un bellissimo parco. Rilanciando le città, rilanciando la loro parte industriale, che per noi è strategica, sono convinto che le nostre città ripartiranno.